Questa è una panoramica. Siamo in uno dei posti più alti di Roma, a ridosso di Piazzale delle Muse. È un posto eccezionale, bellissimo, dal quale si può vedere veramente una bella fetta della nostra città. E siamo qui perché abbiamo partecipato, come auditori ovviamente, a un convegno di presentazione di un libro scritto da Giordano Bruno Guerri e da Ida Magli, molto interessante, un testo di cui consiglio la lettura perché obiettivamente è un testo degli anni 90 che però prevede esattamente tutto quello che sarebbe successo. Detto questo, abbiamo un'altra cosa su cui parlare. Allora, abbiamo qui un amico il quale ci fa vedere un messaggio lasciatogli, eccolo qui, avviso giacenza raccomandata, rilasciato da una strana organizzazione che noi leggiamo qui trattarsi di tale Nexive. Non si sa chi siano queste persone, non si sa da dove vengono, probabilmente è un'organizzazione tipo Wells Fargo, perché quella cosa più interessante qui, l'americanizzazione del costume italiano e quindi la scomparsa di ogni forma di legalità legata col concetto di Stato e col concetto di indipendenza giuridica del cittadino nei confronti dello Stato, attenzione, indipendenza giuridica, il cittadino è cittadino e fin tanto che non compie degli atti palesemente scritti, degli atti contro delle norme palesemente scritte, il cittadino è libero, lo è sempre stato e continuerà a esserlo. Qui oggi c'è un tentativo veramente molto duro di limitare progressivamente, in maniera tale che le persone non se ne accorgono, col sistema che viene chiamato il sistema della rana, la quale, come voi sapete, la rana, se la butti direttamente nell'acqua bollente, schizza via, ma se l'acqua gliela scaldi lentamente, la rana non se ne accorge. E quindi siamo a questa situazione. Tra l'altro, cari amici, voi sapete perfettamente la posizione che noi abbiamo preso nei confronti di quello che vogliono imporre gli italiani, cioè riempirsi di vaccini, tra l'altro privi di qualsiasi consistenza e significato, ma sicuramente pieni di sostanze benefiche per la popolazione italiana. E è la stessa cosa di questa consegna, che poi non è stata fatta, perché il nostro amico ha trovato questo foglietto che lo invitava ad andare a ritirare una non meglio precisata raccomandata, che potrebbe essere la raccomandata inviata da un ente pubblico. Allora ricordo che l'ente pubblico è tenuto a consegnare la raccomandata attraverso operatori a ciò selezionati da concorso pubblico, a cominciare dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate e della quella specie di sgorbio che è stata Equitalia, e anche loro, quelli di Equitalia, tant'è vero che il fallimento totale di questa organizzazione a delinquere è legato proprio dal fatto che, essendo illegittime le cartelle, perché non firmate da funzionari a ciò adibiti, cioè vincitori di concorso pubblico, le cartelle, tutte le cartelle sono nulle. Quindi, da una parte le cartelle sono nulle, dall'altra parte, se le cartelle sono nulle, a maggior ragione sono nulle perché vengono consegnate da un messo da cui noi non abbiamo nessuna garanzia. Ricordatevi bene che Wells e Fargo era un'organizzazione che, bene o male, gli americani si affidavano a questa organizzazione che li trasportava in giro per il Far West con delle carrozze scassatissime. Ora, siccome in quella situazione era molto problematico potersi muovere, Wells e Fargo garantiva almeno una assicurazione sui furti, e allora quindi c'è una qualificazione, una validità. Qui invece no,
un illustre sconosciuto che si presenta a nome di una ditta, una marca, un cazzabubolo che sia, altrettanto sconosciuto, si permette di invitare una persona a andare a ritirare chissà che cosa. La persona giustamente si spaventa, potrebbe essere un atto di condanna all'ergastolo, ad esempio, perché qui c'è di tutto, no? Mi pare ovvio. E allora giustamente la persona non ci va, perché chi sei tu? Chi sei tu che mi inviti a fare queste cose? Io ne voglio sapere niente di te. E tu non ti permettere più a lasciare un foglio di carta di fronte alla mia buca delle lettere. Mandi l'ufficiale della Guardia di Finanza. Hai capito? Dove siamo? Chi sei tu? Allora io domani vado nella cassetta delle lettere di questo stronzo e gli metto un invito a presentarsi, magari, che ne so, dietro al convento dei Carmelitani Scalzi, che me lo voglio inchiappettare. Dopodiché, cari amici, io vi saluto, statevi bene e sempre, sempre pronti a reagire alle sopraffazioni di questo sistema. Via.